sono molto orgoglioso perché il rendiconto 2024 ha portato dal 2015 al 2024 in 9 anni a ridurre il nostro disavanzo da 3 miliardi e mezzo a 1 miliardo e 2. L'abbiamo ridotto a un terzo di quello che era e contemporaneamente ha visto nelle società partecipate, sempre messe sotto accusa, sotto rilievo, in realtà la somma dei loro utili è superiore ai 10 milioni, 10 milioni e 470. E contemporaneamente ha visto quanto gli interventi sulla sanità in realtà siano stati opportuni e gli stessi oneri di ammortamento sui mutui che vengono passati dal Fondo Sanitario Regionale al bilancio ordinario arrivano quando sono diminuiti da 96 milioni a 17 milioni. Quindi è una buona condotta contabile e finanziaria dei conti da parte della Regione Toscana che ci fa essere orgogliosi. Così il governatore Giani in merito al rendiconto generale per l'anno finanziario 2023 della Regione Toscana, che ha ricevuto dall'Aula consiliare 24 voti favorevoli del Partito Democratico e Italia Viva e 13 voti contrari di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Movimento 5 Stelle, Gruppo Misto, Merito e Lealtà. Il rendiconto di quest'anno conferma e rafforza un trend positivo nelle situazioni finanziarie della Regione. L'avanzo di gestione dell'esercizio 2023 raggiunge il tetto del 1.977 milioni, quindi questo testimonia una gestione attenta, oculata ed efficiente. C'è un trend altrettanto positivo che ormai è datato circa 8 anni, dal 2015, che riduce sensibilmente lo sbilancio, uno sbilancio che però deriva da normative che fino al 2015 consentivano di poter utilizzare le risorse disponibili in cassa per fare investimenti. Ecco, sono gli investimenti, credo, la parte qualificante del rendiconto, perché c'è un'inversione di tendenza, si riduce la spesa corrente, aumenta la spesa di investimento. È vero, si fanno più mutui, aumenta leggermente l'indebitamento che comunque sta sotto la soglia dei limiti stabiliti dalla legge. Gli investimenti vuol dire interventi in infrastrutture a sostegno dell'economia, a sostegno delle comunità, significa quindi mettere risorse per lo sviluppo economico e dei territori, e questo è il compito della Regione. Quindi il giudizio che noi diamo sul consuntivo, sul rendiconto 2023, è un giudizio positivo. Abbiamo accolto l'eccezione della Corte dei Conti ad una leggerissima correzione di 17 milioni su un ammontare complessivo di valori finanziari pari a 14 miliardi, solo perché c'è una interpretazione della Corte dei Conti per cui non possono essere scaricati sul bilancio sanitario gli oneri finanziari relativi ad investimenti in sanità. Ma di investimenti in sanità questa Regione ne ha fatti molti, moltissimi in questi ultimi anni, gli interventi sugli ospedali, sul rafforzamento della sanità territoriale, su apparecchiature e strumentazioni di avanguardia per garantire proprio quei LEA, quei livelli essenziali di assistenza che vedono la Regione sul podio delle migliori regioni italiane. Quindi con questi elementi, con queste valutazioni, il Partito Democratico ha votato in maniera convinta il rendiconto. È un giudizio positivo, la tenuta dei conti della Regione Toscana è un elemento importante, non nascondiamo le difficoltà, le criticità che sono emerse nel corso di questi anni, però c'è un elemento di tenuta positivo che ci trova convintamente a sostegno di questa maggioranza, a sostegno del lavoro che viene svolto dalla Giunta regionale. È evidente una differenza di punti di vista, di vedute, se pensiamo alla questione che riguarda le tasse e non solo. Da parte nostra un'attenzione massima a non gravare mai sui cittadini toscani rispetto all'equilibrio dei conti, con la possibilità di andare a ricercare le risorse anche in altri settori. Quindi restano dei punti di differenza fondamentali, ma nel contempo un elemento di convergenza importante che ci porta a votare convintamente il rendiconto di gestione, e questo è un elemento che consolida la tenuta della maggioranza nel quanto riguarda la Regione Toscana. La Corte dei Conti è stata assolutamente chiara nel mettere in evidenza come il disavanzo di amministrazione, che è un disavanzo per il rendiconto generale 2023, è un disavanzo molto importante, 1 miliardo e 200 milioni che verrà poi
come dire, risistemato a seguito della riperimetrazione in virtù di quello che riguarda l'aspetto sanitario. È uno dei più importanti in Italia, desta profonda preoccupazione, lo dice la Corte dei Conti, non lo dice la Lega o il centrodestra, per poi aprire a quello che è il passaggio principale, cioè una preoccupazione assoluta che riguarda la questione sanitaria, perché oggettivamente di fronte al tema del perimetro di bilancio sanitario, dove la Regione Toscana utilizza una modalità di spesa che non è corretta e l'ha messo in evidenza la Procura della Corte dei Conti e la Corte dei Conti, tant'è vero che dovrà essere, come dire, riequilibrata anche quella partita, perché non si possono utilizzare quelle risorse nell'ambito del perimetro sanitario, e è già la seconda volta che la Regione Toscana lo fa, ed è già la seconda volta dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 2022 che viene richiamata in sede di parifica. Ebbene, siamo di fronte a un quadro dove dal punto di vista dei conti la situazione è davvero davvero difficile, e in Consiglio regionale il Partito Democratico ci ha raccontato tutta un'altra storia a cui non crede nessuno. Ma la Regione Toscana e il Presidente Gianni in particolare continuano a suonare come l'orchestra del Titanic, perché nonostante il miglioramento del disavanzo e passa da 3 miliardi e mezzo di euro a 1,2 miliardi nel giro di 10 anni, in realtà la Corte dei Conti ha messo a nudo tantissime contraddizioni interne. Un perimetro della spesa sanitaria che non diminuisce, anzi continua tendenzialmente a crescere e va all'82% complessivo delle spese del bilancio regionale. La gestione del personale è poco trasparente e poco efficace, addirittura la Corte dei Conti ha messo in evidenza che su alcune aziende partecipate la Regione Toscana ha fatto delle leggi per violare gli stessi limiti di assunzione che si era imposta per tenere sotto controllo i conti pubblici. E poi sulle società partecipate c'è una situazione molto pericolosa, riguarda ovviamente non solo la società Termini Montecatini, che sappiamo è in concordato ma che è già costata 11 milioni di euro di svalutazione, ma anche Fidi Toscana e Firenze Fiera non se la passano benissimo. È una situazione molto complessa, a fronte della quale il Presidente Gianni in realtà ha detto va tutto bene, ma da mala marchesa. Noi proponiamo innanzitutto una razionalizzazione della spesa molto più seria e molto più efficace. Va ridotto il perimetro delle aziende partecipate a quelle che sono effettivamente strategiche, va rivista la politica tariffaria da una parte e tributaria dall'altra. Voglio ricordare che quest'anno, per chiudere il bilancio, il Presidente nel 2024 ha messo l'IRPEF al massimo, drenando circa 200 milioni ulteriori dalle tasche dei toscani. Infine, negli ultimi minuti è arrivata la notizia della sentenza sul payback, ma ancora una volta abbiamo ricordato al Presidente Gianni che quel benedetto strumento, che è diciamo un funzionamento molto complesso, è comunque un'entrata una tantum, cioè dà un'entrata sì forse di qualche centinaio di milioni, ma non è ripetibile nel tempo. E quindi la Corte dei Conti, dicendo il sistema sanitario sta andando strutturalmente in crisi, ha ammonito perché servono riforme strutturali. La Corte dei Conti evidenzia delle criticità che nella parificazione non vengono comunque tenute in conto e che lei ribadisce, e che poi le nostre partecipate sono partecipate da cui potremmo ottenere qualche cosa di più, non tanto come dividendi, ma dando delle impronte, perché comunque siamo soci importanti, ecco. Dopo l'illustrazione del bilancio di previsione 2024-2026 da parte del Presidente della Prima Commissione Giacomo Bugliani, l'Aula consiliare dà il via libera all'assestamento, legge che riceve 22 voti a favore da parte della maggioranza e 10 contrari relativi ai gruppi di opposizione. Anche quest'anno, a seguito del giudizio di parifica condotto presso la Corte dei Conti, è stato approvato il rendiconto e si è reso necessario procedere ad un assestamento del bilancio di previsione per il 2024. Si tratta quindi di un'operazione di carattere tecnico, ma estremamente importante, perché ha lo scopo di trasformare in dati effettivi quei dati che erano stati inseriti nel bilancio di previsione soltanto in via presunta. Sono due gli ambiti nei quali si è intervenuto attraverso la manovra di assestamento. Da una parte abbiamo il problema
del debito autorizzato e non contratto, che ha presentato un risultato inferiore rispetto a quello che era stato presunto, quindi dai 700 milioni che erano stati appostati in via presunta si è passati a una rideterminazione più puntuale all'incirca di 632 milioni. Così come l'altro aspetto sul quale è inciso la manovra di assestamento è quello dell'avanzo vincolato, che ha cambiato notevolmente i dati inseriti nel bilancio previsionale per oltre 250 milioni. Il bilancio della Regione Toscana, lo dice anche la Corte dei Conti, è un bilancio solido, un bilancio che nel tempo è migliorato. Certo, evidentemente, se avessimo avuto quelle che erano le decisioni della consulta relativamente al payback, con avendo potuto fare prima della parifica quello che abbiamo fatto nel rendiconto e nel successivo assestamento e che faremo la variazione di bilancio, il nostro bilancio sarebbe ancora più solido. Ci sono delle risorse in più per varie iniziative che vengono spese nei territori, ma vedete, di fronte a un bilancio del Consiglio regionale di 24 milioni di euro, che tutti gli anni partiamo sapendo che ci saranno almeno 1,5 milioni di euro poi da destinare in corso d'opera, penso che ci debba essere una migliore programmazione a monte e veramente fare l'interesse dei toscani in tutta trasparenza. Bilancio del Consiglio regionale che ci trova molto soddisfatti, perché si liberano uno spazio economico importante, si tratta di circa 80.000 euro che andranno a vantaggio soprattutto delle associazioni, dei comuni, per tutta una serie di piccole iniziative che vengono fatte nei territori in maniera capillare, che ci portano molte volte a sostenere la piccola associazione sportiva, l'associazione culturale, il piccolo comune, piccoli contributi che vedono il sostegno e la presenza del marchio del Consiglio regionale nel territorio toscano in maniera diffusa e nello stesso tempo trovano le risorse importanti per fare in modo che piccole iniziative culturali, sportive o sociali possano essere finanziate con il sostegno economico e finanziario del Consiglio regionale. La Regione fa passare per successo quello che in realtà gli viene contestato in maniera molto sobria, molto elegante, molto legale, ma che comunque evidenzia situazioni che non sono corrette. A Palazzo del Pegaso i vincitori delle passate edizioni del premio miglior tesi di laurea Davide Sassoli per un appuntamento speciale, la consegna delle pubblicazioni degli elaborati vincitori. A riceverli il presidente del Consiglio regionale, quello della Commissione Politiche Europee e i membri della Commissione stessa. Su cosa si è incentrato il vostro lavoro? Io ho scritto una tesi in diritto amministrativo europeo che insomma, si prefiggeva di osservare in che modo stessero mutando i rapporti tra amministrazione italiana e amministrazione dell'Unione, soprattutto alla luce di tutte le sollecitazioni che l'Unione sta affrontando in questi anni, in particolare la pandemia da Covid prima e poi la guerra in Ucraina dopo. Ho presentato la mia tesi di laurea magistrale che aveva ad oggetto la disciplina, insomma, la normativa dell'Unione Europea e la sua applicazione in Italia sul trattenimento degli stranieri. Il lavoro che ho presentato mira a studiare possibili condizioni di forme varie di violenza nello spazio di confine, in particolar modo ho studiato il sistema hotspot che è stato implementato dall'Unione Europea dopo la crisi dei migranti del 2015. È stato prima di tutto una bella sfida partecipare e poi un onore poter vincere il premio, perché insomma è una bellissima iniziativa che mi rende davvero orgoglioso di questo riconoscimento. Una grande occasione e anche un privilegio, ecco, sia proprio per la soddisfazione di vincere un premio per la propria tesi di laurea, ma anche proprio per l'opportunità che poi ha dato di visibilità grazie alla pubblicazione della tesi. Consiglio e incoraggio i miei coetanei e colleghi a partecipare, prima cosa per l'importanza del concorso, anche per ricordare il Presidente del Parlamento Europeo Davide Sassoli, ma soprattutto per quelli che sono gli ideali promossi dallo specifico premio.
con loro il professore Luca Paladini, membro della commissione e docente all'Università per Stranieri di Siena. Ne parliamo di tesi magistrali di un certo spessore qualitativo che entrano nel merito degli argomenti approfondendo a un livello quasi scientifico, quindi è stato un privilegio poter leggere lavori scritti veramente molto bene. Abbiamo purtroppo dovuto scegliere perché ci sono 5 premi in palio e non invece un numero X corrispondente alle candidature. È stata l'occasione per presentare l'edizione 2024 del premio David Sassoli, che destina 20.000 euro in 5 premi alle migliori tesi magistrali a tema l'Europa, le regioni, i cittadini. Il bando scade il prossimo 16 settembre. Le migliori tesi che abbiamo premiato in ricordo di un grande uomo delle istituzioni, di un grande europeista, di David Sassoli. Quanto bisogno ci sarebbe oggi in questa Europa di David Sassoli? E queste ragazze e questi ragazzi con i loro lavori di tesi affrontano le questioni più di frontiera, di come l'Europa dovrebbe cambiare per diventare più forte, più vicina ai cittadini.